La regolamentazione del commercio è ancora tema di confronto in Consiglio regionale nella prima seduta pescarese della sessione invernale. Motivo del contendere, le norme presentate dall'assessore allo sviluppo economico Castiglione che chiedono di abrogare le disposizioni dell'ultima finanziaria riguardanti il numero massimo di domeniche nei quali ogni lavoratore della grande distribuzione può essere impiegato e la chiusura di recupero settimanale qualora il centro commerciale rimanga aperto la domenica. Disposizioni volute e già approvate su iniziativa di Rifondazione Comunista, ma sulle quali il governo ha presentato osservazioni, di fatto accolte dalla regione nel provvedimento in esame oggi in aula, denuncia Rifondazione Comunista. Perché l'assessore Castiglione vuole di nuovo aumentare lo già spropositato numero di aperture festive e domenicali. Ricordo che l'Abruzzo ha la più alta densità d'Italia di centri commerciali per abitante ed ha anche il numero di aperture più alto. La Regione Marche ne ha solo 28 all'anno. Noi pensiamo che vadano diminuite le aperture domenicali e che l'assessore voglia rimangiarsi anche quanto è stato approvato dal Consiglio il 30 dicembre scorso è gravissimo, vuol dire che sta pugnalando alle spalle non solo i lavoratori dei centri commerciali che sono ipersfruttati, ma anche il piccolo commercio delle nostre città e dei nostri paesi. Noi faremo ostruzionismo fino al ritiro del provvedimento. Anche il PD chiede il rinvio in commissione per favorire una formulazione migliorativa, ma Castiglione non molla, sostenuto anche da un documento firmato dalle principali associazioni di categoria. Noi abbiamo recepito le osservazioni da parte del governo centrale su alcuni emendamenti che sono stati inseriti all'ultimo momento in un provvedimento di legge ed in quanto recepito abbiamo tramutato in un progetto di legge che oggi va in consiglio regionale. Da parte non sono provvedimenti che stravolgono le problematiche del commercio che non si possono ridurre a tre domeniche aperte o tre domeniche chiuse. Le problematiche del commercio così come le problematiche della piccola impresa sono ben altre. Chi vuole strumentalizzare simili avvenimenti o simili accadimenti non fa il bene dei commercianti, né della piccola, né della media, né della grande distribuzione. Posso dire che tra qualche settimana inizieremo l'esame compiuto per arrivare ad un testo unico organico del commercio. Noi siamo ancora una regione con un testo del commercio con due articoli e circa 200 commi, con una legge a parte sull'ambulante, una legge a parte sulle edicole e una legge a parte sui distributori carburanti. Dovremmo fare un unico testo unico, stiamo lavorando di concerto con l'associazione di categoria e con l'accordo di tutta la situazione di categoria mi auguro di poter portare questo provvedimento in primavera all'esame del Consiglio regionale.